Fra poche ore apriranno le scuole. I ragazzi di Pozzallo, dopo mesi, potranno entrare in classe con i dovuti accorgimenti. Potranno guardare negli occhi e parlare con i loro insegnanti e i loro compagni. In questi mesi, intanto, si sono fatti lavori di manutenzione nei vari edifici scolastici. C'è stata anche qualche polemica da parte della minoranza consiliare. Ripartirà senza ritardi anche il servizio alla comunicazione. Piero Giunta è andato a trovare ed intervistare l'assessore alla pubblica istruzione della città di Pozzallo, Alessandra Azzarelli, che ha fatto attraverso i nostri microfoni gli auguri agli studenti, docenti e personale scolastico per il nuovo inizio anno scolastico. Ascoltiamo Alessandra Azzarelli intervistata dal nostro Piero Giunta. Fra poche ore anche a Pozzallo inizia il nuovo anno scolastico. In questi mesi di chiusura degli edifici sono stati fatti degli interventi di migliorie da parte dell'amministrazione comunale per rendere sicuri i locali scolastici. Assessore Alessandra Azzarelli, dove si è intervenuti? Si è lavorato in questi mesi di chiusura appunto per cercare di colmare delle carenze a livello per quanto riguarda gli istituti scolastici, soprattutto per questo motivo dell'emergenza, anche se si è pensato a fare una manutenzione intanto per quanto riguarda quella ordinaria che si fa ogni anno, pulizia giustamente dell'ascerbatura o comunque qualsiasi tipo di manutenzione che ogni anno facciamo, ma soprattutto si è predisposto un bando in quanto questo comune ha avuto un finanziamento di 110.000 euro da parte del Ministero dell'Istruzione proprio per effettuare lavori e interventi inerenti all'emergenza Covid. Cosa possono essere? Possono essere allargamento di stanze, abbattimento di mure oppure realizzazione e di strutture che appunto permettono agli istituti scolastici di poter affrontare questa emergenza, perché le aule sono piccole, perché c'è il problema del distanziamento, sono stati acquistati i banchi, però giustamente parlando di fondi europei c'è voluto un po' di tempo ed in modalità diverse, in quanto occorreva fare un bando, occorreva sia per delle progettistiche ma anche della ditta d'appalto, però ci stiamo lavorando. Nel frattempo però noi abbiamo trovato soluzioni alternative, abbiamo collocato alcune aule di alcuni istituti in un altro plesso proprio per garantire i ragazzi il miglior ambiente possibile, e ancora stiamo lavorando. Abbiamo predisposto la sanificazione prima e dopo, perché sappiamo che c'è il referendum, e quindi sì, stiamo lavorando proprio per colmare le criticità appunto derivanti dall'emergenza. Come dire, però c'è stata qualche critica con comunicato stampa da parte della minoranza consiliare. Cosa dice Alessandra per rassicurare sia la minoranza consiliare che i cittadini pozzallesi? Sì, certo, abbiamo cercato in tutti i modi di garantire un avvio di questo nuovo anno scolastico in sicurezza. Naturalmente c'è un rapporto e, come dicevo appunto, noi siamo disponibili a qualsiasi consiglio e contributo, anche sì dall'opposizione, perché effettivamente siamo in contatto e giustamente è giusto, perché è loro diritto, anche il controllo e tutto, però noi auspichiamo sempre una collaborazione fattiva e non distruttiva. Quindi in questo frangente posso dire che in risposta appunto al comunicato dell'opposizione, noi come comune abbiamo rispettato i termini per quanto riguarda la mensa scolastica, che potrebbe essere attiva da subito con le stesse modalità. Per quanto riguarda l'assistenza alla comunicazione e all'autonomia, cioè siamo in questi due mesi non siamo rimasti fermi, abbiamo lavorato proprio per le scuole. Alessandra, inizia la scuola anche per i bambini meno fortunati e che hanno bisogno del servizio alla comunicazione. Cosa ci dici? Sarà garantito? Quest'anno, ad esempio, con un impegno che avevamo assunto la nostra amministrazione negli altri anni, riusciamo anche a garantire il servizio di assistenza alla comunicazione e all'autonomia nei primissimi giorni di scuola. Quindi questo per noi è un grandissimo risultato, anche perché dopo che i nostri ragazzi sono stati molto penalizzati a casa, garantire la possibilità di far partire un servizio che è importantissimo subito, per me è un motivo di soddisfazione. Perché aver pensato anche alla fascia più debole è una cosa importante per quanto riguarda un'amministrazione. Pensare all'aspetto sociale fa dell'amministrazione un'amministrazione responsabile
e competente. Cosa ti senti di dire da assessore alla pubblica istruzione della città di Pozzallo agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale della scuola per l'inizio di questo anno scolastico? Intanto ai ragazzi un grande in bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico, chiedo molta responsabilità perché quest'anno saranno caricati di maggiore responsabilità rispetto agli altri anni, ma io credo che ormai siamo entrati in un sistema che le normative ci permettono, cioè ormai ne abbiamo conoscenza. Io intanto anche i ragazzi li ringrazio perché avranno un enorme peso sulle spalle, ma anche i docenti. Ringrazio i dirigenti scolastici, il personale ATA che in questi mesi hanno affrontato un'emergenza continua con grande senso di responsabilità. Allora il mio più grande in bocca al lupo e alle famiglie soprattutto di fidarsi. Ringrazio Alessandra Azzarelli, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.